Partiti! Dopo 200 metri di corsa, prima dell'addirittura, Sonova Beach a condurre con ai fianchi Style Setter, quindi Acoliton, Zona Cesarini, Frank Beat, Luigi Pirandello con in coda The Dark Side. I cavalli lungo addirittura di fronte con Sonova Beach sempre al comando con ai fianchi Style Setter. Quindi Aconiton con all'interno Zona Cesarini, segue Frank Beat, Luigi Pirandello e sempre in coda The Dark Side. Posizioni invariate, poi è Aconiton a passare in vantaggio poco prima dell'ingresso in curva davanti a Sonova Beach, Style Setter, Frank Beat e Zona Cesarini. Lungo la curva è sempre Aconitor in vantaggio davanti al grigio Style Setter. Quindi Sonova Beach, Frank Beat e Zona Cesarini, quindi The Dark Side con in coda Luigi Pirandello. In tale ordine i cavalli entrano in dirittura d'arrivo con all'estaccato Aconiton, al cui interno si inserisce Sonova Beach, a largo il grigio Style Setter seguito da Frank Beat, più indietro Luigi Pirandello, Zona Cesarini e The Dark Side. All'attacco della salitina si staccano in lotta Aconiton all'interno con Style Setter, al cui esterno viaggia Frank Beat. Siamo nel tratto conclusivo e Style Setter mantiene un chiaro vantaggio mentre dalle rovine sta scattando The Dark Side e i cavalli sono in arrivo con la vittoria di Style Setter davanti a The Dark Side, autore di ottimo finish. Andiamo a rivedere ora le immagini del tratto conclusivo con la facile vittoria di Style Setter e Christian Di Napoli, che hanno seguito il battistrada Sonova Beach per regolarlo all'attacco della salitina e staccarsi vanamente inseguito da The Dark Side, autore di ottimo finish dall'ultima posizione. Al terzo posto dovrebbe essere ancora Aconiton su Giona Cesarini. Dagnano è tutto, appuntamento al prossimo sabato 12 per l'ultima riunione della riunione invernale. Buona serata a tutti.